Oggi siamo venuti a trovare il professor Massimo 40, padre di una bambina affetta da una rarissima malattia. Sentiamo cosa ci ha detto. Nome? Massimo. Cognome? 40. Quanti anni ha sua figlia? E a gennaio, il 13 gennaio, compirà 7 anni. Quale malattia gli è stata diagnosticata? È stata diagnosticata, è una sigla, è una mutazione della sindrome di Rett, non descritta in letteratura medica, si chiama CDKL5. Com'è cambiata la sua vita da quando ha saputo che sua figlia era malata? La vita di famiglia, non solo la mia, è cambiata radicalmente perché prima di tutto il percorso è più difficile, il percorso diagnostico, perché è una patologia che non esiste in letteratura medica, non è descritta in letteratura medica. E quindi c'è stata molta difficoltà a identificarla. E abbiamo dato grandissima importanza inizialmente all'identificazione della patologia per sapere contro cosa stavamo lottando e se potessimo avere delle armi per combattere questa problematica. La cosa principale è che questa non è una patologia, ma è una pluripatologia, perché si presentava sotto varie forme, non solo sotto l'aspetto puramente epilettico, perché Serena ha una epilessia farmacoresistente, ma sotto altri aspetti, perché vedevamo man mano che la bambina cresceva che c'erano tante altre problematiche, problematiche di carattere intestinale, problematiche di carattere visivo, perché ci accorgevamo che la bambina non seguiva con lo sguardo. E quindi siamo stati in diversi centri italiani di neuropsichiatria per vedere se i protocolli venivano fatti in maniera diversa, però ci siamo accorti come i protocolli venivano fatti sempre nella medesima maniera, facevano un protocollo neurologico senza andare a vedere la situazione a 360 gradi, perché noi notavamo che effettivamente c'erano delle implicazioni di carattere metabolico, di carattere allergologico e immunologico. E insomma, dopo quasi 4 anni in Italia non ci hanno dato nessuna speranza per la bambina. Abbiamo visto varie realtà, le migliori unità operative italiane, non ci hanno dato nessuna risposta e ci hanno lasciato la bambina in stato di male epilettico, perché i farmaci che venivano dati venivano somministrati tutti per prove d'errore, ma non più errore che prove purtroppo. E la bambina stava sempre peggio. Abbiamo avuto dei periodi dove la bambina aveva tantissime crisi, episodi critici, puri quotidiani, crisi epilettiche fortissime. Alcune erratiche che andavano da sinistra a destra poi diventavano generalizzate, quindi tutto il corpo era in tilt, e praticamente ci trovavamo inermi di fronte a quel tipo di situazione, tenendo presente che le crisi si verificavano anche con vomito e ne mettevano in pericolo la vita della bambina, perché bastava che inalasse e la bambina purtroppo non ce l'avrebbe fatta. Insomma, da lì a quasi 4 anni di vita la bambina l'abbiamo portata negli Stati Uniti. E lì abbiamo avuto la possibilità, prima di tutto, di avere una capacità di ascolto maggiore, ma soprattutto una diagnostica superiore a quella italiana. E abbiamo fatto un percorso molto impegnativo, diagnostico a 360 gradi, e abbiamo scoperto già che la bambina aveva l'assenza di un enzima sul cromosoma 1, il GSTM1, che è mancante, le provocava stress ossidativo con crisi epilettiche di ritorno. Inoltre abbiamo avuto certezza che la bambina avesse cecità corticale, perché noi ce l'avamo accorti, ma non avevamo mai avuto il conforto di un esame, nonostante avessimo chiesto più volte di farlo in Italia. E inoltre abbiamo fatto poi un percorso molto, molto approfondito riguardo, diciamo, la strutturazione di un'alimentazione che fosse più idonea a Serena, e siamo tornati dagli Stati Uniti con un beneficio notevole. Praticamente abbiamo abbattuto del 70% le crisi. Quindi ci si renderà conto come la nostra vita sia stata completamente stravolta in ogni tipo di organizzazione. Io e mia moglie siamo insegnanti e quindi espletiamo un'attività lavorativa molto impegnativa. Abbiamo un'altra bambina che è più grande di Serena di quasi 3 anni e quindi ci siamo trovati di fronte, io lo paragono sempre a un tir che ci arriva addosso e non hai la possibilità di scansarti, di evitarlo. E ne viene coinvolto in tutti gli aspetti, perché poi la gestione di Serena è quella che è estremamente impegnativa, perché man mano che è cresciuta le patologie primarie hanno lasciato il posto alle patologie secondarie e quindi la nostra vita ne è uscita totalmente stravolta e purtroppo non c'è alternativa da questo punto di vista. Si deve cercare di affrontare, di razionalizzare un po' quello che è stato il dolore primario, razionalizzarlo e cercare di andare avanti. E io lo dico sempre, il motto della nostra famiglia
è il non proiettarci nel futuro, ma vivere il presente dimenticando ieri, perché se noi ci andiamo a ricordare un po' quello che abbiamo trascorso, stiamo male, stiamo molto male. Se pensiamo a quello che ci attende, perché la patologia di Serena è neurodegenerativa, ovviamente non possiamo certamente gioire, quindi viviamo il presente in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue sfumature, cerchiamo di essere sempre positivi e di andare sempre avanti. Quindi la nostra vita ne è stata stravolta, ci siamo adattati e andiamo sempre avanti con positività. Quali sono i sacrifici che lei è costretto a fare? I sacrifici sono tanti. Il riposo è praticamente inesistente, perché Serena, nonostante abbia tratto benefici dal farmaco che ci hanno dato negli Stati Uniti, ma che io non sono capace di, purtroppo, di testare in Italia, e per quanto riguarda i prodotti anticonvulsivi e le problematiche di Serena, ci sono tanti prodotti che Serena assume. C'è l'anticonvulsivo che dovrebbe essere testato per vedere il livello di concentrazione nel sangue. E purtroppo, ho chiamato tutte le unità operative esistenti in Italia, non c'è nessuno che riesca a farlo. Quindi dobbiamo già cercare di capire quali siano le condizioni della bambina attraverso l'emocromo, attraverso la funzionalità renale o altre cose che magari non ci consentono di vagliare pienamente la situazione. Praticamente i sacrifici sono tantissimi. Ci si alza, per descrivere un po' la giornata di Serena, la nostra giornata, ci si alza alle 6:30 quando si dorme, perché la bambina ha diverse problematiche, oltre a problematica epilettica, ha una problematica di carattere respiratorio. E i bambini affetti da CDKL5, che sono circa un centinaio in tutto il mondo, sono uno diverso dall'altro. Quindi ci troviamo di fronte a una patologia de novo, come dicevo prima, non descritta in letteratura medica. Quindi queste problematiche respiratorie vanno a inficiare un po' il problema epilettico, un po' il cane che si morde la coda. E quindi a volte prendere la crisi epilettica, a volte magari respira male, la notte è difficile riposare. Ci si alza alle 6:30, alle 7 arriva la OSSA, che è l'operatrice che ci aiuta per quanto attiene la pulizia della bambina in contesto nutrizionale. Quindi cominciamo a lavare la bambina, poi comincia a fare l'aerosol, dopo l'aerosol la PEP mask, che è un apposito attrezzo che serve per far aumentare l'espansione toracica a livello respiratorio della bambina, e poi cominciamo a somministrare la terapia insieme alla colazione. Alle 9 arriva il primo fisio-kinesi-terapista. Alle 10 arriva la logopedista, poi grazie all'orario che siamo riusciti a strutturare attraverso la collaborazione dei dirigenti scolastici, attraverso la collaborazione dei nostri colleghi che ci danno anche disponibilità, riusciamo a gestire in questo modo la situazione della bambina. Ma non è finita qui, perché bisogna prepararle il pasto, quindi portiamo la bambina a scuola, andiamo a lavorare, e si ritorna dal lavoro, ma ci sono ancora altri impegni, quali per esempio due volte alla settimana fisio-kinesi-terapia con metodo Bobat per verticalizzarla, poi viene una musicoterapista, quando c'è possibilità che magari le condizioni lo permettono, la portiamo in piscina, mi occupo direttamente io, da ex maestro di nuoto, e di fargli fare delle attività idonee. In questo periodo purtroppo non è possibile.